Ben trovati a tutti gli spettatori di Nicosia, questa è la notizia flash provinciale del 25 aprile curata dalla nostra redazione. Enna, il governatore Rosario Crocetta, l'assessore alle autonomie locali Ettore Leotta hanno firmato i decreti di nomina dei commissari straordinari delle ex province. Sono solo 3 le riconferme, 1 spostamento e 5 nuove nomine. Tra queste rientra anche la nomina del commissario straordinario per l'ex provincia di Enna. Si tratta dell'ingegner Pietro Lomonaco, dirigente generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana. Il neocommissario, che prende il posto di Antonio Parrinello, conosce bene la realtà ennese, avendo ricoperto in passato diversi incarichi, tra cui la direzione del Genio Civile. Nicosia, il dottor Renato Mancuso, noto medico chirurgo presso l'ospedale Basilotta di Nicosia, presidente dell'Ordine dei Medici in provincia di Enna, ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di primo cittadino per il comune di Nicosia. Ha spiegato perché ha deciso di scendere in campo al servizio di Nicosia. La sua candidatura sarà appoggiata da 2 partiti, il Partito Democratico, a cui andrà la vice sindacatura affidata al dottor Sigismundo Livolsi, e Sicilia Democratica, e da 2 liste civiche, Nicosia Democratica e Uniti per Nicosia. Quest'ultima avrà come capolista il professor Pino Fiscella. Diversi punti programmatici in fase di studio, tra i principali il trasferimento degli uffici comunali presso l'ex Palazzo di Giustizia. Questo permetterà un notevole risparmio intorno ai 100.000 euro che verranno reinvestiti per la manutenzione della viabilità interna delle strade. Verrà ripreso il progetto e costruito il parcheggio a Santa Maria di Gesù. I locali che si libereranno con il trasferimento degli uffici comunali verranno assegnati a quegli enti che rischiano di essere tagliati a causa della spending review, come ad esempio la Condotta Agraria, in modo tale da evitare la perdita di ulteriori servizi per la cittadinanza. Val Guarnera, il sindaco uscente Sebo Leanza, annuncia la sua ricandidatura alla poltrona di primo cittadino. Dopo varie incertezze e di tanti no ricevuti dai suoi ex alleati, il sindaco Leanza si presenterà con una lista civica composta per la maggior parte da volti nuovi. Poche le eccezioni, a cominciare dall'attuale vice sindaco Giuseppe Profeta, a fianco anche in questa tornata elettorale all'attuale primo cittadino di Val Guarnera. Enna, la procura potrebbe valutare la possibilità di impugnare la sentenza sul processo dei bilanci ATO che ha assolto la società Enna E1. L'appello potrebbe riguardare solo la società che ha gestito in questi anni la raccolta dei rifiuti e non gli ex amministratori, tra cui ex sindaci ed ex parlamentari nazionali e regionali, anch'essi assolti in quanto su quest'ultimi incombe la prescrizione. Quindi il procedimento potrebbe giungere ad un nulla di fatto, in quanto la prescrizione estinguerebbe il reato. Leonforte, si giocherà domenica 26 aprile alle ore 16 al nuovo stadio comunale di Leonforte la prima edizione del trofeo Centro Sicilia, la competizione calcistica indetta dalla delegazione della Lega Nazionale Dilettanti di Enna con la collaborazione delle delegazioni di Agrigento e Caltanissetta, vedrà affrontarsi in un triangolare le squadre vincitrici dei campioni di terza categoria delle 3 delegazioni. Nello specifico, a contendersi il trofeo saranno gli agrigentini delle Fontanelle, la Sommatinese e il Libertas Cerami. La prima gara del triangolare, stabilita tramite sorteggio, sarà tra la Libertas Cerami e Fontanelle. La vincente riposerà, mentre la perdente disputerà il secondo incontro con la Sommatinese. L'ultimo match, ovviamente, sarà tra quest'ultima e la vincente della prima gara. Le partite saranno da 45 minuti e la classifica finale verrà stabilita tenendo conto dell'ordine dei punti ottenuti, della differenza reti e del numero di gol segnati. In caso di ulteriore parità, fra le 2 squadre sarà il sorteggio a determinare la vincitrice. Oltre all'evento sportivo in sé, durante la manifestazione verranno premiate le 3 squadre partecipanti per la vittoria nei rispettivi campionati di terza categoria. Presenti all'evento saranno Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti dell'Area Sud, e Santino Lopresti, presidente del Comitato Regionale. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione delle Nicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.